avessimo visto, perché non c'era stato segnalato evidentemente quel video del signor Chalençon, noi quella persona non l'avremmo mai incontrata nella nostra vita, e lo voglio dire chiaramente. Però c'è un piccolo dettaglio, che voi non è che siete scappati di casa, siete al governo di questo successo, paese. È una persona cioè, non su 12. Siete scappati di casa, ce n'erano 12 di persone. Ce n'erano 12 di persone. 12. 12 di persone. Avete preso una fregatura, dai. Contro 11. Avete preso una fregatura. Ma l'ho detto, se avessimo saputo. Non nessuna motivazione. Io però voglio finire di parlare. Una vergogna quella che avete fatto. È una vergogna. Allora dovreste. La vergogna è avere un presidente della Commissione europea che faceva accordi con le multinazionali a far pagare lo 0,06% di tasse. Ma per favore, dai. Ma non facciamo queste ipocrisie. Io voglio concludere. No, no, non ho detto che per caso. Ci sono bene di 12 persone, ce n'era una che ha detto delle cose inaccettabili da cui noi prendiamo completamente. C'era un video di una persona che ha detto delle cose inaccettabili che noi non condivideremo mai, l'abbiamo chiarito a 360 gradi, abbiamo detto con quella persona noi non vorremmo mai avere nulla a che fare. Era un confronto con dei cittadini però che ci hanno detto. Vi dice, se si muove il vicepresidente del Consiglio, non un parlamentare, vogliamo fare bene di chi va a incontrare, questo sta dicendo la Picerno. No? Ma io sa che cosa mi fa ridere? Parliamo di un partito che per anni ha avuto condannati in Parlamento, eletti deputati e senatori della Repubblica Italiana. E adesso presidente della Commissione Giustizia, non si può parlare presidente della Commissione Giustizia che si è immediatamente dimessa da voi faceva curriculum, che accusa un innocente, questo è tutto da stabilire, questo deve stabilire la faccia su indicazione di Rocco Casalino. Mi arrendo, non posso parlare. Dove Marcello ha detto tutto dipenderà da quel 26 di maggio. Facciamoci un viaggetto in questi 100 giorni che ci separano da quel 26 di maggio in cui